Qui con Martina Bracchi, MVP della partita tra Casalmaggiore e Busto Arsizio. Martina, era importante vincere, era importante risalire la classifica, una grande vittoria soprattutto su un finale tesissimo punto a punto. È stata una partita difficilissima e sì, era importantissimo vincere sia per la classifica ma anche per noi come squadra. Adesso abbiamo trovato il nostro gioco, come si è visto anche nella scorsa partita, e cercheremo di tenerlo il più possibile. Ecco, era importante trovare l'identità, era importante avere punti e continuare a cavalcare l'onda di un momento positivo per voi. Sicuramente cercheremo di continuare a cavalcare l'onda, ci surferemo sopra e cercheremo di tenere il nostro gioco il più possibile. Grazie Martina, congratulazioni. Grazie a voi. Qui con Elena Perinelli. Elena, una partita che era sicuramente alla vigilia difficile, era importante anche in un certo senso entrare in campo con il carattere giusto, carattere che però è mancato soprattutto in alcuni momenti e si è visto sul finale. Un peccato non averla portata al tie break. Sì, è sempre un po' difficile commentare delle partite così, perché comunque sono sicuramente partite che sono alla nostra portata. Loro hanno spinto dall'inizio e noi abbiamo aspettato un po' troppo, e contro delle squadre così non puoi aspettare. L'importante ora è ripartire subito. C'è qualcosa di positivo che ti tieni da questa partita? Ma sì, comunque abbiamo avuto una reazione nel terzo set e adesso è un peccato, perché è la seconda partita in casa di fila che giochiamo non come vorremmo. E adesso abbiamo Roma sabato, quindi rinizieremo a lavorare come sempre e niente. Grazie e buon lavoro per questa settimana. Grazie, ciao.